saluto a tutti i telespettatori della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, che ringrazio in quanto siete sempre più numerosi a seguirci con costanza e puntualità. Questa puntata è dedicata alla rassegna stampa del doppio numero di luglio-agosto della rivista Legal, che potete trovare nel tradizionale formato cartaceo nelle edicole oppure online nel formato digitale. Andiamo, come di consueto, a sfogliare insieme la rivista leggendo i titoli ed soffermando la nostra attenzione sul contenuto degli articoli più salienti presenti nel doppio numero di luglio e agosto. Iniziamo dalla copertina, una copertina dedicata a Lucas Plattner, che ci parla di NCTM, che ci parla appunto delle quotazioni delle piccole e medie imprese. Iniziamo leggendo il titolo di copertina: quotazioni tra incentivi e ostacoli. Il mercato dei capitali sta vivendo un momento di grande fermento dal punto di vista legislativo. Ne parla Lucas Plattner di NCTM. Poi ovviamente troveremo all'interno dell'articolo del numero di luglio-agosto un articolo proprio sull'anticorruzione, una normativa ancora da migliorare. E infine, come potete vedere, anche le classifiche. In particolar modo in questo numero troveremo la classifica degli studi legali più attivi nell'ambito del settore immobiliare. Iniziamo sfogliando insieme la rivista, partendo dal sommario, pagina 4 della rivista, in cui troviamo le varie sezioni di cui si compone, ovvero scenari, protagonisti, mercati e business, penale e fisco, banking and finance, imprese e lavoro e poi, per concludere, professione avvocato. Iniziamo dalla prima sezione, scenari, in cui abbiamo un articolo redatto da Filippo Fattore, leggiamo il titolo: il nuovo guardasigilli riparte da prescrizione e intercettazioni. Il neoministro grillino Bonafede intende modificare da subito la disciplina delle conversazioni spiate, ma tra le priorità del contratto c'è soprattutto la riforma dei tempi del processo, giudicata lesiva dei diritti delle vittime in contrasto con la civiltà giuridica. Penalisti in rivolta, ma il sindacato delle toghe è pronto al dialogo, anche se il caso Bari accende le polemiche. Proseguendo oltre, arriviamo alla sezione protagonisti. Nella sezione protagonisti, come di consueto, troviamo l'intervista di Federica Chiezzi, in questo caso, che è stata fatta nei confronti di Lucas Plattner, che è protagonista anche della copertina del doppio numero di luglio e agosto. Andiamo a leggere insieme il titolo: mercato in crescita, capital market, mercato in crescita tra incentivi e ostacoli. Se da un lato PIR e credito d'imposta agevolano il settore aumentando la liquidità e riducendo le spese fiscali, dall'altro le procedure e i costi elevati rendono la quotazione in Italia ancora troppo complessa. Sempre proseguendo, andando ad leggere ovviamente una parte dell'intervista che riassume quello che è il contenuto poi più corposo, che potete trovare sfogliando la rivista in formato cartaceo oppure digitale, come già anticipato in apertura. Lo stesso Luca Plattner afferma: in questo momento storico c'è un approccio molto positivo al mercato, gli imprenditori hanno capito che ci sono forme di raccolta alternative al credito bancario. A dare impulso al settore e a favorire l'atteggiamento di apertura sono stati numerosi fattori: l'arrivo dei PIR, che hanno portato 13 miliardi di raccolta, l'aumento degli incentivi per gli investitori, la crescita delle piccole e medie imprese innovative e il credito d'imposta per le spese di quotazione. Proseguendo oltre nella nostra lettura, arriviamo così alla sezione mercati e business. Soffermiamo un attimo la nostra attenzione sul contenuto di questa sezione. Come di consueto, in questa sezione, come già saprete, ogni mese sulla rivista Legal ci sono le varie classifiche finalizzate a monitorare il mercato legale, che sono redatte da parte del nostro centro studi e della redazione. Andiamo a leggere il titolo di questa, della classifica del doppio numero di luglio e agosto, una classifica dedicata agli studi legali più attivi nell'ambito del real estate. Gli studi legali che fanno più affari nel mattone: Pavia e Ansaldo, Legans e Dentons, in testa al ranking di Le Fonti Legal sul real estate. Il settore, dopo il boom del 2017, sta vivendo un periodo di assestamento, ma non mancano le maxi operazioni. La riqualificazione del quartiere Santa Giulia a Milano, una su tutte.
a investire sono soprattutto i fondi di private equity stranieri provenienti da USA, Canada e Medio Oriente. Prima di proseguire oltre, è bene ricordare che le classifiche vengono elaborate da parte del Centro Studi, in ovviamente collaborazione con la redazione di Le Fonti Legal, sulla base delle operazioni che sono dichiarate e divulgate, in questo caso nell'ambito del real estate, nel periodo di tempo considerato, tenendo in considerazione determinati parametri. I parametri in particolar modo di riferimento sono il numero delle operazioni che sono concluse da parte degli studi legali, il controvalore di ogni singola operazione, il cliente, il team, ovvero il numero di professionisti che compone il relativo team di cui si occupa di una determinata operazione e infine le tecniche legali utilizzate. Sulla base ovviamente di questi parametri viene attribuito un indice per ogni singola operazione e da lì deriva la classifica della rivista Legal. Procedendo, come potete vedere, andiamo a vedere quali sono gli studi legali che si sono dimostrati più attivi nell'ambito del real estate in questi primi 6 mesi del 2018. Come potete vedere dal grafico alla mia destra, in testa alla classifica troviamo Pavia e Ansaldo con il 14,6% del controvalore complessivo delle operazioni che sono state dichiarate nei primi 6 mesi del 2018. A seguire in seconda posizione Legans con il 10,5% del controvalore complessivo rispetto al valore complessivo di mercato. Infine abbiamo Dentons con 8,4% e segue in coda Belvedere e Inzaghi con il 3,2%. In quest'ultimo studio è stato inserito in quanto a seguito dell'entrata all'interno dello stesso studio Belvedere di Guido Inzaghi è riuscito, rispetto ovviamente ai suoi competitor, a guadagnare una maggior fetta di mercato con le ultime operazioni su real estate molto interessanti che sono state concluse proprio nei primi 6 mesi del 2018. In fondo invece alla classifica degli studi legali meno attivi, almeno in questi primi mesi del 2018, troviamo Allen Overy. È bene sottolineare in questo caso che è stato inserito in questa classifica in quanto a seguito dell'uscita di Carlo Merisio, che è andato invece a rafforzare il team di Dentons portando con sé una buona parte del team dei propri colleghi. In seconda posizione invece troviamo DLA Piper, anche qui inserito nel grafico a seguito dell'uscita di Guido Inzaghi, che invece è subentrato nello studio Belvedere come già anticipato precedentemente. Chiudono anzi la classifica Bonelli Erede e Chiomenti, entrambi il valore complessivo delle operazioni nell'ambito del real estate dichiarate non supera in entrambi i casi il 2,7%. Quindi ecco una sintesi ancora una volta degli schemi, degli studi legali più attivi e quelli che invece hanno perso terreno nei primi 6 mesi proprio nell'ambito del real estate. Bene, proseguendo oltre con la lettura della rivista Legal, andiamo nella sezione successiva, troviamo la sezione penale fisco, un articolo di Federica Chiezzi dedicato proprio alla relazione annuale dell'ANAC. Andiamo a leggere ancora una volta il titolo, una normativa ancora da migliorare. Regole semplici per gli appalti e crescita esponenziali del whistleblowing e quanto emerge dalla relazione annuale dell'ANAC. Proseguiamo oltre. Vi troviamo ancora una volta, sempre nell'ambito del penale e fisco, un altro articolo che parla di etica e business. Andiamo a leggere il titolo, Etica e business, un binomio in evoluzione. Mantenere la reputazione e la fiducia nel medio-lungo termine sta diventando un nodo sempre più cruciale anche per il diritto. Proseguendo oltre, nell'ambito del Banking and Finance troviamo invece un articolo di Luigi Dell'Olio, il quale ci parla di Ramo Vita e di Polizze. Leggiamo il titolo, Polizze, la Cassazione fissa nuovi paletti. Poi ovviamente all'interno della rivista troverete ovviamente tutto il contenuto, quindi che potrete tranquillamente approfondire. Infine, per chiudere la rivista, abbiamo due altre sezioni. Nella sezione imprese e lavoro si parla e torna in auge la legge 104. Andiamo a leggere anche qui il titolo. Permessi di lavoro, in aumento i furbetti della legge 104. Secondo gli ultimi dati degli
assenteisti ingiustificati gravano sulle tasse dello Stato per 200 milioni di euro. Per smascherare i dipendenti che abusano della possibilità di usufruire di permessi per assistere parenti disabili, sono nate delle agenzie investigative, le cui indagini possono portare fino al licenziamento del lavoratore. Allo stesso tempo, però, bisogna rispettare la normativa sulla privacy. Per concludere, come già saprete dalle precedenti puntate, abbiamo l'ultima sezione, ovvero professione avvocato. In questa sezione ogni mese troverete il ritratto, uno spazio redazionale curato da Gabriele Venture, dedicato alle interviste che sono rilasciate alla rivista Legal da parte dei grandi professionisti, i quali ci raccontano le principali tappe del loro percorso professionale e degli aneddoti di vita privata, proprio al fine di ottenere così un vero e proprio ritratto del professionista e della persona intervistata. In questo caso, nel doppio numero di luglio-agosto della rivista Legal, l'intervista realizzata da Gabriele Ventura è stata effettuata a Nicolò Bastianini Carnelutti. Andiamo a leggere il titolo. Innovo nel segno della tradizione. Nicolò Bastianini Carnelutti racconta la sua carriera legata a doppio filo alla famiglia, dal bisnonno Francesco, uno dei più emergenti giuristi del Novecento, al nonno Sergio, che ha inventato la figura dell'avvocato d'affari. Ora la nuova sfida, uno studio legale specializzato nel corporate, afferma Carnelutti. Io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con la programmazione sulle fonti TV. Restate con noi.